alle Iaie è stata festa vera. Oltre 200 bambini delle scuole primarie dell'Elba si sono sfidati per ottenere il titolo di campioni delle Olimpiadi del riciclaggio. Il progetto di educazione ambientale promosso da ESA in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e altre istituzioni locali. La giornata del 26 maggio è stata quella conclusiva di un percorso che ha visto gli alunni impegnati tutto l'anno. La promozione e la sensibilizzazione dei temi ambientali nelle scuole ha per noi un valore fondamentale, ha commentato la consigliera delegata della comunicazione di ESA, Brunella Brighetti. Il consiglio di amministrazione ha scelto di riproporre come educazione ambientale tutti i bambini, dalle scuole materne fino alla scuola media, questo progetto, le Olimpiadi del riciclaggio, per sensibilizzare sull'ambiente e sulla raccolta dei materiali, conoscere di cosa sono fatti gli oggetti, di quali materiali, e c'è stata veramente una bella, bellissima ricezione di questo progetto perché hanno partecipato 63 classi di tutto il territorio elbano. Oggi è l'evento finale con i bimbi delle scuole elementari che hanno fatto i lavori più belli. L'obiettivo del progetto è diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei corretti comportamenti ambientali in materia di rifiuti e non solo. Sono state ben 63 le classi partecipanti, stabilendo un vero e proprio record. Attiva la collaborazione delle guide ambientali che collaborano con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Come guide del parco, come guide ambientali in generale, essendo anche educatori ambientali, siamo andate in ogni classe e abbiamo fatto due interventi. Il primo intervento un po' più generale, finalizzato un po' a spiegare un po' ai ragazzi le attività in generale del riciclo, e invece poi il secondo intervento è stato in parte realizzato all'aperto, e in alcuni casi sono state fatte escursioni, in altri invece abbiamo proprio iniziato a mettere a punto i progetti che poi ogni singola classe ha presentato per il concorso. Allora, devo dire che abbiamo avuto un riscontro ottimo sia da parte degli studenti che da parte degli insegnanti. I ragazzi veramente eccezionali, perché ci hanno invaso di domande e poi hanno avuto veramente molta attenzione, molta curiosità e hanno capito moltissimo quello che si diceva. Quindi per noi è stato veramente eccezionale. Io mi sono divertita tantissimo perché c'è stata veramente tanto entusiasmo in questi ragazzi. Fondamentale e preziosa la collaborazione con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, della Banca dell'Elba e degli altri soggetti che hanno voluto contribuire alla realizzazione del progetto. Il gruppo Nocentini, Acqua dell'Elba, Info Elba, Comieco e Revet. Alla manifestazione era presente anche il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini. Vedere questi ragazzini che si danno, come dire, battaglia giocando, ma cercando anche però di apprendere quello che è la sensibilizzazione alla gestione del rifiuto, alla raccolta differenziata, a come ci si comporta di fronte a queste problematiche, è molto importante, insomma, ripartire dai bambini. Forse è proprio da lì che si costruisce una cultura che poi porta, diciamo, ad essere responsabili nella gestione di questo importante problema, che è quello appunto della gestione dei rifiuti. Tutti gli elaborati delle classi sono visibili su una speciale sezione del sito ESA dedicato alle Olimpiadi del riciclaggio.